Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi siamo in compagnia di Rites of Glory. Titolo, aspettate che accetto le condizioni, no, le notifiche no. Titolo sviluppato dalla Cilingo, gioco che ci metterà nei panni dei pirati. Quindi praticamente potremo andare a saccheggiare ogni cosa in questo gioco strategico d'azione, dove ovviamente troveremo impavi di bucanieri, distruzione, fortezze, navi, di tutto e di più. Tutto quello che possiamo trovare nel mondo dei pirati e non solo. Allora, attendiamo il caricamento così andiamo subito sulla nostra isola. Eccolo qui, François Lefou. Capitano, ce l'hai fatta a svegliarti. La nostra nave è affondata, ma non c'è tempo per i rimpianti. Dobbiamo rimetterci in affari. Diamo un'occhiata in giro. Usa le dita per scorrere e zoomare. Allora, questo penso che sia il nostro quartier generale. Questo sembra un buon punto da cui partire, ma quelle vecchie capanne puzzolenti rovinano il panorama. Sgombriamo la zona. Allora, andiamo a vedere. Tocca e mantieni sull'unità per aggiungerla all'equipaggiamento. All'equipaggio, scusate. 3. Vediamo un po'. Perfetto. Questi sono 5. Tocca la spiaggia per richiamare l'equipaggio appena formato. Ok, per ordinare all'equipaggio di attaccare tocca il bersaglio. Andiamo. Quindi questo di chi cacchio è? Questa struttura non è la nostra. Questi sono tipo i nostri, che nel senso proprio quelli dell'equipaggio. Perché vedete qua abbiamo la nave che è praticamente andata distrutta. Eccola qua. Allora, torniamo qui sul nostro mondo, giriamo un po' la cosa e distruggiamo tutto quello che troviamo. Che figata! A posto, ben fatto capitano. Ora possiamo iniziare a costruire la nostra nuova casa e rimetterci in affari. Bene, prima fase introduttiva andata molto molto bene. Vabbè, non c'erano nemmeno nemici da sconfiggere. Ah, già decostruita. Ecco qua la tua fortezza, capitano. A proposito, ricordi ancora come ti chiami? Certo, che i pad mini di Luigi. Tecnologia. Ok, perfetto. Dimmi che è buono. Mi piace. La tua testa sembra funzionare ancora. Amante tecnologia, è un sollievo. Furfanti puzzolenti. Arr, qualcuno ha distrutto il nostro nascondiglio. Preparatevi, ciurma. Che è stato? Corpo di Bacco, amante tecnologia. Dobbiamo difenderci. Costruiamo una torretta dei fucili. Allora, dove la mettiamo? Se la vuoi mettere qua? La voglio mettere agli angoli. Ok, così almeno fa tipo tutta la protezione così laterale. Ok, forza ragazzi, cacciamo via quei ratti di sentinella, bruciamoli. Oh cacchio, eccoli, eccoli. Porco cane, ce la fai? Ah, mappa, li ammazza così tranquillamente? Meno male. Così quei pulciosi avanzi di Cambusa impareranno a non mettersi contro di noi, capitano. Va bene. I nostri forzieri sono al sicuro per ora, ma ci sono molti altri avidi pirati in giro. Apri bottega, toccami, vediamo un po'. Allora, dovremo potenziare la distilleria di rum per tenere la ciurma allegra e ben disposta a combattere. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Dobbiamo far colizzare. Vai. Allora, potenza in 5 secondi, andiamola a fare, il potenziamento i teschi non li sprechiamo al momento, che è come fossero le gemme su Clash of Clans. Arr, grazie capitano, iniziavo ad avere sete. Ok, questo è andato. Ci servirà un posto in cui conservare il ricco bottino dei nostri saccheggi. Costruiamo un deposito d'oro. Costruisci un deposito d'oro per conservare altro oro. Andiamo in economia. Deposito oro 300. Mettiamolo qui all'angolo. Mi piace come mette le cose, mi piace. Ci abbiamo 2000 di rum, massimo 2000, mentre come oro possiamo averne fino a 3500. Altri teschi. Ora che abbiamo il rum per i nostri uomini, dovremo addestrarli a combattere. E a gioco sporco, ovviamente, certo. C'hai pienamente ragione. Allora, qui possiamo andare a costruire i nostri. Ok, livello massimo popolazione raggiunto. Ok, aspettiamo il completamento. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Completati i nostri personaggi. Ne possiamo fare altri? No. Ok, così penso che siamo messi bene. Oh cacchio, ora siamo pronti, andiamo a cercare il resto di quei mozzi d'acqua dolce che hanno avvelenato le nostre acque, capitano. Andiamo all'attacco. Esplora la mappa e quindi possiamo andare alla scogliera del relitto. Attacco con 1000 di bottine e 500
di room. Allora, ben 5 di questi e li mettiamo qui. Seleziona e andiamo. Distrugge la villa. Che ci sta oltre alla villa? Niente. Perfetto, meno male, non ci sta nessuno. Già stanno abbastanza massacrati. Palazzo distrutto, spacca tutto. Scogliera del relitto, tutto il bottino fregato. E andiamo, prima vittoria per noi. Che figata. Che figata, yohoo. Caricami le missioni generali sono un ottimo modo per vincere. Una vittoria gloriosa, capitani. Furfanti puzzolenti tremeranno al suono del tuo nome. Ok, andiamo al terzo. Altri ancora teschi. La nostra ciurma ha bisogno di più spazio per rilassarsi tra un arrembaggio e l'altro. Puoi darci una mano? Allora, vediamo un po' che cosa vuole. Andiamo in militare. Andiamo in osteria. E in osteria, che la possiamo lasciare, però qua mi copre un pochettino, non vedo bene, perché mi copre poi, vabbè, forse la mette così, ma poi come cosa, perché me la dovrebbe un po' mettere meglio come struttura, perché qua io mi ricordo che ci sta. Ora puoi pensare, tu a tutto amante tecnologia, sconfiggi i furfanti puzzolenti, assali gli altri capitani e diventa il più grande pirata di tutti. Ok, andiamo a vedere che abbiamo trovato qui dentro. Dacci un po' di robetta. Su, teschi voglio, voglio teschi. Voglio teschi. Su, 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 dammi tutto, che c'è sta? Quanti c'è sta? Tutorial completato, perfetto, addirittura più 30. Yeah, 100 teschi. Se per caso hai dubbi su cosa fare, chiedi pure i miei consigli. In bocca al lupo, capitano. Crepi il lupo, grazie mille. Allora, questo lo possiamo già aumentare il deposito d'oro. Lo portiamo a 2. 5 minuti ci vogliono, va bene. Ok. Qua possiamo andare anche a sbloccare le aree con 5.000. Perfetto. Che possiamo aumentare qui? Fatemi vedere. Possiamo aumentare la caserma. La caserma di livello 2. Ci abbiamo un po' per fare qualche soldato. Tanto ci serve il room per farli. Ok, andiamo a vedere qui che cosa c'è. Toccami. Missioni giornaliere. Ripara il faro più 10. Poi casa migliore. Potenza il palazzo a livello 2. Raccogli 9 stelle extra dei campi dei furfanti puzzolenti. Assalta 4 giocatori. Queste sono le 4 missioni giornaliere che possiamo andare a fare. Allora ragazzi, io direi di fare una cosa. Dato che intanto stiamo costruendo e stiamo facendo i vari potenziamenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, che secondo me può promettere veramente molto bene e sta promettendo molto bene, Raids of Glory. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video, ma soprattutto fatemi sapere se volete una serie anche sul mondo dei pirati. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.